giorno ad Apasano Tart. È la frase con la quale il grande attore Edoardo De Filippo chiude una delle sue splendide commedie. Chiedo scusa ai napoletani miei amici per la cattiva pronuncia, però è anche bello che a parlare di questa storia sia uno di Milano. La frase si riferisce alla notte che la figlia del protagonista, gravemente malata, deve superare per vedere i miglioramenti apportati dalla somministrazione di una medicina da parte del dottore. Ma è anche la nottata di riflessione sul modo di vivere di quella famiglia nel dopoguerra. Molte famiglie, infatti, negli anni 40 si arricchivano grazie al mercato nero, cioè alla vendita di beni di prima necessità a caro prezzo, oppure col baratto. Esempio della biancheria in cambio di un po' di zucchero. Era una ricchezza ingiusta, a spese della povera gente. A nottata non si riferisce solo alla malattia della figlia, ma quindi alla condizione sociale, dove molti per arricchire erano disposti a cose illegali e che portavano l'impoverimento di tanta povera gente. È una nottata quella della condizione umana di povertà spirituale, quando si perde la dignità umana, la solidarietà, l'essere coinvolto nelle altrui vicende. È una nottata che deve passare quella dell'umanità assediata dal bisogno personale che diventa egoismo a scapito degli altri. È una nottata quella che deve passare quella della mancanza di speranza che sta colpendo le nuove generazioni incapaci di sognare un futuro migliore. È una nottata quella che deve passare, magari di una malattia, di una dura prova della vita. La notte è simbolo di tenebre, di oscurità, che impedisce di vedere chiaramente le cose della vita. Nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, si parla di quando il Gesù risorto tornerà per un regno di giustizia. Ecco il versetto, Apocalisse 22, versetto 5. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Quando Gesù tornerà, non ci saranno più ombre nella nostra vita, nessuna oscurità. Tutto sarà chiaro, illuminato da Dio. Le menti, i cuori, la vita stessa sarà gioia e pace. Nessun egoismo, nessun sopruso, nessuna malattia. La morte non ci sarà più. Questa è la speranza cristiana, che la notte passerà. Le cose brutte della vita lasceranno spazio a un giorno nuovo, quello della festa e della contemplazione di Dio e del creato. Chi spera in Cristo vedrà quel giorno. Cosa ci fa pensare questo? Che cosa ci dà questa speranza viva? Un mito tramandatoci nei secoli? No, la parola di Dio è la vita stessa di un Gesù storico, di un Dio che si fa uomo per portarci grande solidarietà, grande forza. Sì, la storia vera di un Dio che si fa uomo e ci dà la vita eterna. Quella che non si paga, quella che è un dono di Dio. Dio ci benedica.